L'asma è una malattia genetica che viene trasmessa da due genitori portatori sani di questa patologia. È una malattia degenerativa che toglie la forza nei muscoli e compromette anche le funzioni respiratorie. L'asma è una malattia devastante. È indescrivibile. Dai. Bravissimo. Intanto prendo il cane e me ne vado a fare belle passeggiate. Penso, parlo con il cane. Gli racconto tutto quello che ho dentro. Che non riesco a dire magari a mia moglie o a mio figlio. Dopo una scoperta del genere si cambia tanto. Diventi diverso. Non sei più te stesso. Sono stanco per lui, non per me, perché io la forza ce l'ho. Lui ce la devi mettere tutta per avere la forza. Mi distrugge questo a me. Mi hai colorato? Sei un modello! La smaglia l'abbiamo trasmessa noi a lui. Questo è il mio senso di colpa. Non è una cosa che si accetta, un bambino che sta male non si può accettare. Mi hanno detto prima o poi ti abitui. Martina aveva da poco fatto un anno, si è alzata in piedi e ha fatto i suoi primi tre passi. Gianmaria ci ha guardato a me il papà e ha detto: perché permettete a Martina di camminare da sola e a me no? Una delle mie paure più grandi è che lui mi possa dire è colpa tua, è colpa vostra. Gianmaria ho sempre detto tutto, tranne di questa malattia che lui ha. Mi piacerebbe molto dirgli che un giorno camminerà. Spero che arrivi presto questo giorno. Una volta ho sognato che lui mi diceva: mamma, facciamo una passeggiata insieme. E noi facevamo questa passeggiata mano per mano e camminavamo al mare. Quando mi sono svegliata ho pianto tanto. Poi mi vergogno di lamentarmi, perché è lui che la vive. Io dovrei essere il suo punto forte, la persona su cui lui può contare, dove prendere la forza. E invece è lui che la dà a noi. Attenti. Dice mamma, attenti. La prima volta che ho visto Gianmaria sui tutori è stato bello. Bello perché lo vedi in piedi, da solo. La cosa che lo rende più felice in assoluto sono i treni. Credo che gli piacciono così tanto perché danno un senso di libertà, di velocità. Perché questo è andato di qua. Bravissimo. Batti 5. Oh oh. Soffia, soffia, soffia. Spero che possa guarire Gianmaria, spero che tirino fuori la cura. Tutto quello che chiedo, non chiedo altro dalla vita, che possa uscire la cura. In questo momento non lo può guarire. Domani chi lo sa?